La maggior parte delle persone non si interroga mai sul potere persuasivo dei mezzi di comunicazione di massa. This red button lights up and signals that the remote amplifier is on and ready for use. Eppure i mass media fanno parte della nostra quotidianità. Sono la finestra sul mondo. Take the remote unit from its handy storage space. Possono mostrarci un evento, giocando un ruolo fondamentale nell'interpretazione di quello che osserviamo, leggiamo o sentiamo. Siamo sommersi da immagini e racconti di nuove catastrofi, vere o presunte. Criminalità, disoccupazione, l'arrivo di migliaia di migranti. Sono le principali paure che attualmente ci colpiscono. Per quale motivo siamo continuamente sottoposti a questo scenario? Il contenuto di queste notizie, all'interno del nostro cervello, crea dei risvolti psicologici che sono oggetto di studi da molto tempo. A cavallo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, si registrano i primi documenti che provano a comprendere il funzionamento e l'influenza della comunicazione di massa. Giornalisti e sociologi avevano capito che la società era diventata troppo complessa per consentire all'uomo una conoscenza diretta del suo ambiente. A causa di questa complessità, i mass media cominciarono a rappresentare l'ambiente circostante con modelli semplificati, rappresentazioni spesso parziali della realtà. La comunicazione appartenente a giornali, radio e televisione non ci dà la possibilità di smentire o modificare il messaggio ricevuto, portandolo allo stesso numero di persone a cui si rivolge il mass media. Il suo messaggio, in questo modo, non perde di credibilità e di autorità e, sul lungo termine, viene percepito dal nostro subconscio come unica versione dei fatti, modificando negli individui opinioni e comportamenti. Come avviene tutto questo? Avviene nella costruzione del messaggio che si vuole divulgare. Grazie alla suggestione emotiva della paura, che risiede nella nostra personalità, aumenta il timore e l'ostilità verso tutto ciò che è straniero, sconosciuto, diverso dalla propria realtà. Queste ossessioni non sono altro che dei meccanismi psicologici per tornare padroni di noi e sentire che controlliamo la nostra vita e quanto ci accade. Le informazioni che riceviamo costituiscono la base sulla quale noi costruiamo la nostra percezione del mondo. Alimentare sentimenti di divisione, odio, intolleranza può avere effetti devastanti e distruttivi sul pensiero sociale, generando idee, preconcetti, stereotipi e forme di pensiero difficilissime da estirpare. Non sottovalutare il potere dei mass media. La paura è la prima arma per controllarti.